benvenuti a Quattro Zampe, lo spazio dedicato ai nostri amici animali. Oggi parliamo di un disturbo molto comune tra i nostri cani e i nostri gatti. Sono le patologie dentali e ne parliamo con la dottoressa Papa della Clinica Veterinaria dei Laghi di Pescate. Parliamo dunque di patologie dentali e chiediamo alla dottoressa Papa quali sono i segnali che noi dobbiamo capire per appunto intraprendere un'eventuale terapia per questo tipo di problema. Un messaggio che voglio che passi, che è importante, è che non è vero che il cane o il gatto è normale che abbia la litosi. Nel momento in cui abbiamo una litosi è perché in bocca sta succedendo qualcosa che non va bene. Altro segno importante che ci danno i nostri animali è di solito un appetito un po' capriccioso, per cui mangiano ma non mangiano più volentieri come prima, o addirittura a volte li vedete un pochino più spenti, perché immaginatevi voi avere un dolore in bocca persistente tutto il tempo che fastidio può dare, per cui loro vanno un po' a spegnersi. Altro segno può essere il fatto che iniziano a mangiare più volentieri l'umido al posto della crocchetta, perché ovviamente dovendo masticare con più forza fanno più fatica. Tutte queste sono segnali del fatto che il nostro animale ha una patologia dentale in corso. Il fatto che loro continuino a mangiare nonostante tutte queste difficoltà non è un indice che ci assicura che l'animale stia bene, ok? Per cui vanno assolutamente portati per un controllo e anche questo rientra nella prevenzione corretta da fare per il nostro animale.